Cari amici, da Nando Sessa, ben trovati a tutti, ben trovati dalla città di Bari. Mi trova qua, ci trova qui per Sasha, un ragazzo, un giovane, un pescatore, un amico di tanti, che l'amore per il mare, la capacità di tenere insieme amici e pescatori ha fatto sì che anche dopo la dipartita di questo straordinario e sempre vivo ragazzo questo evento avvenisse. Città di Bari, una location importante, il CUS di Bari, forse tra i più importanti d'Italia per i campioni che nel tempo ha sfornato addirittura medagliati olimpici. Io direi, guardiamoci questa stupenda cartolina della città di Bari e poi man mano vediamo una serie di fatti, eventi, persone, istituzioni che ci portano al briefing e poi al mare. Una cittadella per costruire campioni da ieri a domani. Questo è il CUS Bari. Che numeri porta e a quale attività si affaccia, Presidente? Il CUS Bari è uno dei più grandi CUS del Sud Italia e anche d'Italia. Noi, l'obiettivo nostro è quello di prendere i ragazzi, li prendiamo già da 3 anni, e portarli fino all'università. L'obiettivo principale è proprio quello. Creare degli sportivi che poi diventino universitari, si possano laureare con merito facendo attività sportiva, che può essere sia attività sportiva di elevato livello, che può essere attività sportiva di base, che però è importante come quella di alto livello. Questo CUS ha formato olimpionici ieri, mi pare qualche olimpionico medagliato alle ultime scorse, quindi un'aspirazione, un'ambizione credo per tutti i genitori della città e delle città vicinorie. Certo, la cosa fondamentale è, come dicevo prima, è quella di forgiare i ragazzi, imparare prima di tutto a rispettare l'avversario, imparare a comportarsi, a gareggiare al massimo delle proprie forze. E se si vince bene, se non si vince bisogna stringere la mano all'avversario e permettersi di batterlo la volta successiva. Questa è una cosa fondamentale perché solo così uno impara anche a vivere. E non dimentichiamo che noi al CUS abbiamo formato anche l'attuale governatore della nostra regione, giocava a pallacanestro, quindi per noi è importante anche essere una scuola di vita. È chiaro che chi poi arriva ad altissimi livelli, come è successo recentemente, poi trova lo sbocco nelle forze armate. Presidente, io la ringrazio per l'ospitalità che ha dato a questo quarto trofeo Sasha. Sarà un momento di invidia per gli amici che ci guardano da tutta Italia. Io la ringrazio e ho avuto grande piacere e ho ritrovato emozioni di quando ero giovane entrare in un CUS. Grazie, Presidente. Grazie. Carissimo Presidente, ben trovato, per me veramente è stato un piacere rivederci dall'anno scorso, ci siamo sentiti come sempre per... Il piacere è mio naturalmente. Veramente a titolo personale, ma ci ritroviamo per qualcosa che in qualche modo ci fa piacere, che è la quarta edizione del trofeo Sasha Bean Game. Ma come ogni cosa bella, grande, importante, imponente, richiede un'organizzazione. Abbiamo degli amici di Sasha, amici suoi, collaboratori, uomini di questo mare che stanno dando anima e corpo. Ma l'organizzazione del Sasha com'è? È estremamente complessa, per dirla in poche parole un gran casino. Anche in dialetto, me la anche direi. In dialetto, è un casino. Un casino. Perché già da diversi mesi si lavora per preparare questo evento che non dà spazio ad alcuna improvvisazione. Assolutamente no. I pescatori sono di una rogna incredibile perché sono tutti protesi per fare il torneo e noi siamo protesi a che tutto sia perfetto. Certo. L'organizzazione non può sbagliare. Vuole guardare un momento, io direi emozionale, insieme ai nostri amici a casa, di qualcosa che in qualche modo ci unisce alla motivazione per cui siamo qua? Le va di guardarlo? Certamente sì, lo possiamo guardiamo vedere. Insieme. Guardiamo insieme. Thank you.
cari amici, questo era Sasha. No, Nando, scusami, non era Sasha, questo è Sasha. Giusta correzione, ha ragione. Ci vogliamo accomodare sì, un attimino? Grazie. Come dire, abbiamo dato un volto che in qualche modo è qualcosa di semplice, però la complessità, la grandezza degli uomini non sta nell'esteriorità. E un po' lo posso dire, testimoniare, ascoltando quello che a Bari gli amici ci hanno detto di Sasha. Grazie signorina. Non è quello che può essere la bellezza di un ragazzo che sembra un modello, ma i valori, l'interiorità sono un qualcosa di grande. Ma Sasha Pescatore chi era? Chi è? Ecco, bravo, per il chi è mi piace. Comunque Sasha era fuori da ogni schema. Era un ragazzone, sempre bambino, sempre fanciullo, con la serietà di un adulto. Lui aveva nei suoi occhi la gioia di vivere. E questo lo manifestava essenzialmente quando viveva nel suo elemento, il mare. Lui viveva il mare da bambino. Io andavo a pesca subacquea e lui a 6-7 anni era sulla mia spalla e io lo chiamavo il mio pesce pilota. Perché lui oltretutto aveva una vista incredibile, con la sua mascherina guardava il polpo e mi faceva segno così, guarda là il polpo, e allora io dovevo scendere a pescare il polpo. E ha sempre vissuto così Sasha, nell'acqua, d'estate e anche d'inverno. Anche lui ha organizzato quello che noi organizziamo adesso, dei trofei per dei suoi amici che non c'erano più. C'è stato un amico in particolare di Sasha, che è deceduto per una malattia, che era un subacqueo come lui, e lui dall'anno successivo che questo ragazzo è andato via ha voluto organizzare un trofeo di pesca subacquea che ogni anno si teneva sulla rotonda del mare. Affluivano da tutta la Puglia, perché il solo fatto che Sasha organizzava una cosa del genere era una calamita. Venivano attirati in tanti, in tantissimi. Queste cose erano incredibili. Esattamente quello che accade è accaduto da 4 anni a questa parte con il trofeo Sasha. Non è un trofeo come tutti gli altri. E quando si dice Sasha, la partecipazione è corale. E chi non può venire si rammarica e ti scrive perdonatemi. Brindiamo a Sasha? No, brindiamo alla vita. Brindiamo al piacere che Sasha aveva la vita, Sasha. E a quello che Sasha è riuscito a trasmettere a tutti coloro che lo amavano. Il piacere della vita. Al piacere della vita di Sasha. E cari amici, per me questo è uno dei momenti più belli della trasmissione, però adesso altre cose di rito e poi dai nostri maghi dell'organizzazione, da Nico ed Antonio, per il briefing. Cin cin, Presidente. Do il benvenuto ai numerosi equipaggi che ci hanno voluto onorare della loro presenza, il quarto appunto trofeo Sasha. Ogni gara, ogni momento di pesca, ogni giornata di pesca ha bisogno di esca. Dire esca, per quanto mi riguarda, l'ho imparato da poco, ma è giusto che lo facciate anche voi, significa dire tecno esca. E quando si dice esca è il caso di dire esche con la E maiuscola. Differenza tra il congelato in genere e il tuo, Zeno, qual è? Guarda, la prima cosa che noi diciamo è che noi non vendiamo sarda, ma vendiamo esche. Innanzitutto vengono da tecniche di pesca diverse. Ecco. Quando la scongeliamo deve essere pari al fresco, pance chiuse, branchie belle, squame. Allora, questa viene da pesca a volante. Oh. Sarda da innesco viene solo da pesca a lampara. La pescata di notte. Questa è una differenza sostanziale. E non la so, qual è? Perché la volante pesca di giorno e quando la metti in barca è caldo. La lampara a me mi arriva in darsena alle 6 di mattina, l'hanno presa di notte. Alle 2-3 di notte con la luna, quindi altre di più. Ecco.
Abbiamo poi la laccia. La laccia sempre da pesca all'ambara, stessa cosa, vedete, completa. Sì. Adesso ne stacchiamo. No, non l'ho fatto tutta la livrea. Sì, vedete, perfetto. Completa di squame, pance chiuse, guardate. Guardate che carne. Questa è un'esca. E poi abbiamo un'esca, una misto cassetta gara. Misto gara, questa è quando il tonno è svogliato, abbiamo la laccia, sì, panzardo e sugarello. Io quello che posso dirvi, per i vostri grandi quantitativi da conservare, per le vostre organizzazioni di gara ovunque in Italia, a Milano se un giorno ci arriverà il mare, sull'Etna se magari sul Vesuvio metteranno dell'acqua e si pescherà, Tecnoesca vi raggiunge ovunque. Io ve lo consiglio perché veramente ha detto una cosa importante, c'è l'esca. Domani è una giornata difficile. Scusa, no. Nando, aggiungo una cosa, abbiamo il calamaro perché adesso, come sappiamo tutti quanti, i pesci sono in amore, è il periodo più bello per loro, per noi. E noi... Potrebbe far la differenza. Esattamente. Come sono questi calamari? Sono dei calamari sporchi con velo, altamente catturanti e ci possiamo pescare pesci tecnici. Questi vengono presi freschi e congelati lo stesso? Sì. Tecnoesca, www.tecnoesca.it. Si dice che non si corrompono i giudici, che i giudici non mangiano. No, no. Voi ci credete? Ecco, cosa fai qua, Mimmo? Io preciso che non sono corruttibile, ma mangio e come. È un grande. Solo mi guarda, si vede. Questo signore sarà un grande riferimento per il sud Italia. Ricordatelo. Auguri. Grazie. Buon appetito. Questo è il sasso. Grazie. Presidente. La dice tu, Cinci. Al sasso. Buona pesca a tutti, come ogni anno si dice. Molto esaustivo il briefing, molto interessante, il momento di convivialità, un gran bel buffet, tanti bei prodotti della terra del sud Italia, della Puglia, della Campania, ma adesso aspettiamo che dolcemente passi la notte per andare velocemente a mare ed aspettare che il ben amato tonno sia presente agli anni. Dopo la notte, tanto mangiare, prime luci, tanta organizzazione, la giuria, presidenti di giuria, ispettori, azioni d'obbligo prima della partenza, cosa importante, poi prenderemo cestini su cui ci fermeremo e da qui, credo ad una mezz'ora, i giudici di gara ci daranno l'ok per partire, quindi seguiamo tutte le procedure e poi ognuno con i propri team. Io cercherò immodestamente, senza nessun titolo, senza nessuna capacità magari straordinaria, sarò parte di uno degli equipaggi. Oggi sarò con l'equipaggio Pelagica 1 con il team Normi. Seguiamo tutto e vediamo che succede. Meridionale, la terra del sud, la terra di Puglia. Anziché i soliti panini, la mortadella, il prosciutto, no, carinissima. Il pane di Puglia, il pane d'Altamura, i pomodori di Puglia, il sale fino di questa terra, le saline pugliesi, l'olio, un'alta eccellenza dell'agricoltura pugliese, riferimento del sud Italia, la mozzarella di bufala, me la farete passare, di battipaglia, voglio essere di parte, l'oro bianco, freschissime, quelle che oggi sono sul mercato di battipaglia, come abbiamo fatto? Molto semplice, il caseificio mail, di cui dopo vi prego guardate la velocità di esecuzione, la qualità, la bellezza, la bontà e come anche voi a casa magari chiamate. Intercettando sul sito il sistema di prenotazione arriveranno anche voi in meno di 12 ore a casa, ma tornando a noi, prima di guardarci come si mozza la mozzarella, che dire, questo è il cestino del Sasha, la terra, la regione Puglia, il mare.
il presidente della Lega di Mola di Bari, persona buongiorno, mio caro amico Ninni Mariani. Ma io ti devo fare un appunto. Di che si tratta, no? No. Te lo dico a fine della missione, perché questo signore qua, che lui è uno dei saggi della pesca, del big game, è uno dei presidenti di quelli composti, seri, da pesca sì, ma è uomo da giacca e cravatta, al quale faremo un appunto. Va bene, lo aspetterò con tanta premura. Ai gli amici sulle altre barche, cosa dobbiamo augurare? Non al suo team. A tutti? Buona pesca. Ma serio, però questa è seria, è da gara. Ci stanno già guardando. Team Pelagica 1 Normic si è messo ultimo come posizione. Che ci manca? Ci manca la Peroni. Andiamo. Ok. Oggi giornata, periodo di tonno in frega, un assetto in qualche modo un poco alto, stiamo pescando con le 30 libbre, la canna più profonda l'abbiamo messa a 20 metri, siamo alla ricerca di pesci tecnici, stiamo andando con fili un po' sottili, dal 40 al 44, fili Falcon ottimi, fusti S3 della Normic sulla Titanica che i pesci raddrizzano, Duel, se la vedono loro sul... Non hanno bisogno di presentazione. Per le nostre pance. Per le nostre pance. Perché tiriamo io e te. Leo, lo facciamo dormire, Saldamatic, Leo. Saldamatic, abbiamo la nuova... Non tanto, La nuova Normic Black Avio, che possiamo dirlo, è la Ferrari. Delle cinture, dei Garmin. Sì, sì. Che ci abbiamo da mangiare? La cambusa oggi è bella rifornita. Ricca. Prodotti del sud. Parmigiana. Non è vero. Pumarò, pan, mozzarella e olio della Puglia. E chi te l'ha detto te che non c'è la parmigiana? Veramente. Che bello. Nah. A Bari. Oh, è un classico. Non usciamo in mare senza parmigiana, Nando. È impossibile. La parmigiana qui a bordo. A signori, noi questo è il mio team. Non potrebbe mai mancare. Vai. Allotterato.
Mi corre il piacere, non l'obbligo, di dirvi tecnicamente oggi il team Pelagica 1 al trofeo Sascha come si è messo in pesca. Si è messo in pesca con le carne Normic montate con dual filo Normic 30 libbre, Ami WMC e soprattutto filo Falcon. Abbiamo usato i nuovi fluorocarbon della Falcon, fatti con una mistura decisamente più nuova. Per quanto mi riguarda, che pesco con il Falcon da 30 anni, non solo a Toni, ma anche quando pescavo le spigole a Fiumicino, bene, io mi ci sono trovato davvero bene. Non è un fatto di sponsorizzazione, è un fatto di fili con cui ci ho sempre pescato. Io ci provo, provateci anche voi. Ok, quindi praticamente un po' come è andata. Abbiamo visto, avete seguito un po' di allamate, come si era previsto c'era carenza di tonni, sono in amore, la stagione non è stata propizia, la luna ha anticipato che questi andassero in migliori profondità per proliferare. Avevamo puntato ad abbassare i terminali, noi con il fluorocarbon della Falcon avevamo azzardato bene a scendere dal 34 al 40-44, abbiamo azzardato bene. Siamo stati sul tranquillo, un ottimo fluorocarbon, canne che potevano consentirci di giocarcela anche se c'erano i tonni, gli altri sono stati più bravi, però secondo me dobbiamo andare a pesare, forse un terzo podio, speriamo l'abbiamo fatto. C'è un team che ne ha fatti 4, che ha letterati, uno mi pare 2, e siamo 5-6 e 3-4 team con un, dobbiamo pesare il nostro. Al di là di ogni cosa, questo è il Sascha, dobbiamo rientrare in porto. C'hai il posto per venire qua, lo sai? Il posto per andare lì, lo sai? Certo. No. E vai. No. Vai. Sono perso. Andiamo? Grazie. Stamattina mi hai fatto un appuntino. La sezione di Mola di Baglio ospiterà la 33esima edizione del Big Game dei campionati italiani assoluti di drifting al tonno rosso a ottobre. Tutti lo sanno, io lo so ieri sera in albergo. Nando, hai ragione. Tu sai che noi ci teniamo, abbiamo una sorta di codice etico e non mi sembrava corretto nei confronti e della manifestazione che si è tenuta a Trani, il campionato provinciale, sì, ma soprattutto anche per questa manifestazione, il Sascha, a cui tutti quanti noi atleti ci teniamo, va bene, far uscire la locandina, pubblicare la locandina ex ante. Io avevo un tweet e mi sono permesso, questa è la prima volta che quindi la era pronta vedere. era pronta già da diverso tempo, ci abbiamo lavorato già da diversi mesi, però per correttezza non l'ho fatta uscire prima perché era giusto dare la visibilità alle altre manifestazioni. Fino ad ottobre questa la potremo pubblicare di continuo, quindi adesso la vedrete su tutti. Io non so, ma sicuramente questo evento sarà commentato, discusso, non so se visto in televisione, su Sky, Italian Fishing TV o dove, non lo so, sicuramente la Rai Regione lo dirà. E di questo sapremo allora a ottobre. A ottobre. Auguri Nini. Grazie. Dammi un bacio Nini. E venite. Eh sì, grazie. Ci farà piacere che state con noi. Sarà un piacere mio. Ciao Nandì. Chiamo a coda. Chiama Michele Coda. No, ho trovato delle chiamate. Non so io. Vabbè. Si metta in coda. Si mette. Arrivederci. Ciao ragazzi. Terzo equipaggio, Saverio Adragna della Fish and Game di Mola di Bari. Premia Nico Marra, terzo posto. Bravo David! Bravi, bravi.
il secondo equipaggio classificato, che è incredibile ma vero, ma è l'equipaggio di Pelagica Marra Filippo. Premia Antonio D'Amico, in corona i secondi classificati. I primi classificati di questo quarto trofeo Sascha 2017 è l'equipaggio Circolo Daphne di Saliani Vito. Complimenti. Premia Nicola e Felice Muciaccia. Molto bello che il nome di mio figlio si ricordi sempre, e questo mi fa molto piacere. Ma al di là di questo, tengo a dire un particolare ringraziamento ad Antonio, a Nico e a tutti coloro che hanno collaborato per questa edizione.